Eccomi, ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì, buon inizio settimana, spero che il weekend sia andato bene, un abbraccio ovviamente a tutte le mamme, anche se in ritardo, e anche a me stessa, quindi mi abbraccio da sola, va bene, finite le sciocchezzuole. Allora, eccoci qua, perfetto. Allora, quindi, di cosa abbiamo bisogno? Un po' di CMC, ovviamente i nostri stampi. Io ho terminato le palline di polistirolo, quindi mi sono creata una sorta di pallina da sola. Come ho fatto? Ho preso la carta stagnola, l'ho tutta appallottolata, l'ho infilzata sullo stuzzicadenti e ho rivestito con la guttaperca, ok? Quindi, detto questo, vi dicevo, abbiamo bisogno di CMC, quindi un po' di CMC, io la uso sempre, non per altro, ma perché andiamo a scongiurare che diciamo la pasta di zucchero possa rimanere attaccata al mold, ok? A questo punto, questo è il viso cartone, andiamo in ordine, questo è il viso cartoon 1, ok? Poi abbiamo anche il viso cartoon 2. Allora, prendiamo la pasta di zucchero, la inseriamo all'interno del mold e schiacciamo bene. Dopodiché, ricordandoci qual era il verso, inseriamo quella che è o pallina di polistirolo o appunto comunque il supporto che abbiamo creato. Cominciamo a muovere per il mold, ad allargarlo per staccare appunto la pasta di zucchero. Dopodiché andiamo a staccare. Ecco, l'ho attaccata poverina, ecco perché, guardate come l'ho attaccata, poveri noi. Va bene, adesso rinfiliamo. Sarebbe un attimino da rifare, perché poverina, io gli ho fatto il collo, ve l'ho detto che bisognava capire, l'ho girata e ho assolutamente sbagliata, ma questo non è un problema, perché noi cosa facciamo? L'importante è che venga al viso. Noi tagliamo l'eccesso. A questo punto, a maggior ragione, aspettiamo un attimo, poi facciamo così, sfiliamo lo stuzzicadenti e l'andiamo a risistemare un pochino, in questo modo. Ok, questo è il viso cartoon 1. Chiaramente da quello che esce, diciamo così, dallo stampo, voi potete poi andarlo a rifinire o a sistemare. Abbiamo fatto più di una diretta nella quale andavamo a cambiare la fisionomia del viso, ok? Dopodiché vedete anche il profilo è venuto benissimo, ok? Allora, con della colorante in polvere, anche semplicemente rosa, noi cosa facciamo? Ci andiamo a controlliamo di non aver, ecco, infatti meno male che l'ho un po' pulito, se no avrei macchiato sicuramente il viso in maniera eccessiva, anche perché ora vi ricordo che la pasta di zucchero non è asciutta, ok? Quindi, ok, gli andiamo a dare un po' di tridimensionalità, perfetto. Ci prendiamo, come sempre, se la trovo, eccola qua, la tempera bianca, e con un pennellino, che come sempre io ho estrema difficoltà a trovare pulito nei miei decine di pennelli, ce ne fosse uno veramente pulito, andiamo a dipingere il bianco dell'occhio per non dover inserire dell'altra pasta di zucchero. E questo l'abbiamo fatto. A questo punto facciamole gli occhi, facciamo così, prendiamo l'oro per aerografo, shakeriamo più che possiamo. Allora,
Vediamo un po'. Ecco qua. Ecco, ora sì. Ora io non so se voi ovviamente riuscite a vederlo perché lo sto usando molto, molto diluito, quindi è proprio una, come si dice, un riflesso quello che io sto creando. Però se voi date un riflesso dorato, poi l'occhio rimane molto più luminoso. Ok. E in questo modo, appunto, così. Perfetto. Dopodiché prendiamo, chiudiamo l'oro prima di fare i soliti guai. Prendiamo il marrone sempre per aerografo. Ecco qua. E con il marrone andiamo, sempre col pennello extra fine, andiamo a creare il contorno, ok? Quindi così. Poi, se non l'abbiamo caricato abbastanza, come sempre vi avviso che mi tremano le mani, quindi, ma questa non è una novità. E stesso discorso lo facciamo di qua. Poi, sempre con il marrone, allora creiamo una sfumatura, perché vi ricordate cosa vi avevo detto? Che gli occhi sono più scuri sopra, perché è una questione proprio naturale di gestione della luce, ok? La luce quando arriva dall'alto, noi abbiamo la palpebra che naturalmente va a creare un'ombra sull'occhio. Se volete, possiamo creare delle screziature in questo modo. Quindi dall'esterno muoviamo delicatamente il pennello dall'esterno verso il centro. Questo, finora che cosa abbiamo usato? Quindi abbiamo usato ovviamente il mold, la tempera alimentare bianca e i due colori per aerografo. Vi avevo già spiegato, mi ripeto, che in questo caso io utilizzo il colore aerografo non per altro, ma semplicemente perché il colore aerografo, essendo a base alcol, asciuga immediatamente, mentre la tempera qualche secondo lo impiega. Quindi preferisco utilizzare il colore aerografo in modo da non avere con voi dei tempi morti, ok? A questo punto io prendo invece la tempera nera e vado a fare, ecco qua, la pupilla, ce la possiamo fare così. Poi sempre con la tempera nera, ecco due, ok? E continuiamo in questo modo. Adesso giriamo a testa in giù, controlliamo di non avere eccesso di colore, se no è un disastro, e creiamo le ciglia. E sotto, ok. E così, essendo gli occhi già segnati, è veramente immediata la cosa, ok, ragazze? Poi, ragazze, ragazzi, poi stesso discorso possiamo farlo con le sopracciglia, che, come vi ho già detto più di una volta, io odio profondamente. Non mi vengono mai uguali, è proprio una roba che è più forte di me, non ce la posso fare. Ok, ci manca ancora la bocca e prendiamo ad esempio il magenta
Oppure le tempere, insomma, ragazzi, ora la tempera magenta mi sa che l'ho lasciata di là, quindi non la posso usare. Mi sa che questo pennello è ovviamente troppo spesso e soprattutto troppo spellacchiato, ma era sporco di nero. Sono troppo pessima. Va bene, ok, ho cambiato, le facciamo le labbra nere perché non avevo pulito il pennello e ho usato il pennello nero. No, sono veramente il peggio del peggio, ragazzi. Non ve ne avete a male, vero? È una darchettona la ragazza qua. Per darle un po' di tridimensionalità, ok? Sempre col pennello pulito, possibilmente, prendiamo il rosa o il rosso, in realtà sarebbe meglio. Prendiamo il... Vabbè, anche un punteruolo in questo momento e facciamo, apriamo le narici, cosa che non avevamo fatto prima, mi ero dimenticata. Ok, e con il pennello appunto o con polvere rossa o con polvere rosa andiamo a colorire leggermente, ecco qua, l'interno. Una volta finito il trucco, continuare a darle un po' di colore sulle guance, un po' sulla fronte. Consiglio di farlo verso la fine questo lavoro, non per altro, ma perché poi magari maneggiandolo, tocchignandolo, il rischio è di andare a rovinare, di andare a creare delle macchie, ok? A questo punto poi, volendo, potete metterle ovviamente i capelli o insomma e andarla a sistemare sul diciamo così sul busto che avrete creato, ok? Così. Ok? Se vogliamo che sorrida, ci armiamo di un pennellino in caucciù e sull'angolo delle labbra andiamo semplicemente a schiacciare un po' verso l'alto, ok? Ok? Se volete potete anche proprio aprirle la bocca. Ovviamente adesso avendola già truccata diventa un pochino più difficoltoso, però non dovete far altro che è un lavoro da fare ovviamente prima di truccarla, perché sennò rovinate tutto, non fate altro che tirare su. Ok, in questo modo tirate giù il labbro inferiore e poi volendo dall'interno potete inserire eventualmente i denti. Vediamo se riusciamo. Se noi facciamo così. Quindi portiamo in alto le labbra, ok? Abbassiamo un po' il labbro inferiore. Vediamo se recupero della pasta di zucchero bianca. Così. La inseriamo, ripeto, lavoro da fare prima di dipingere le labbra. In questo momento è che mi ero dimenticata che c'era questa possibilità e volevo farvelo, scusate, farvelo vedere, ok? E in 2 secondi lei sta sorridendo e si vedono anche i denti, ok? Quindi tutto questo per dire comunque che cosa? Anche se siamo partiti da uno stampo, non dobbiamo focalizzarci su quello stampo, nel senso, lo stampo deve essere un aiuto, va bene? Ma in realtà poi voi potete senza alcun problema andare a modificare
come si dice, il viso da cui siete partite. Se Ok. avete altri dubbi, altre richieste, altre necessità, basta che mi scriviate, ok? E così intanto organizzo la settimana con le demo per rispondere appunto a voi e esservi di aiuto. Io vi ringrazio come sempre, vi auguro un buon pomeriggio, buon proseguimento. Vi ricordo pennelli, pasta di zucchero, colori, quant'altro, www.bmagenta.it. Le spese di spedizione sono gratis per ordini superiori ai 29 euro. Per qualunque cosa, altrimenti mi scrivete e io sono a vostra disposizione. Baci baci, grazie di tutto. Ciao!